terminato il viaggio di Papa Francesco nella parte finale del mondo, in Canada, vicino al Polo Nord, e come sempre è con i gesti concreti che Papa Francesco porta avanti un messaggio di evangelizzazione, di riconciliazione con le varie realtà che hanno sofferto anche a causa di altri cristiani. E camminando sulla carrozzella ha dato già una sua testimonianza di quanto la voglia, la forza di portare il Vangelo supera anche la problematica legata alle condizioni fisiche. E molto importante è stato questo rapportarsi con gli indigeni di quelle zone che hanno sofferto nel passato tanta emarginazione e anche tanta persecuzione. Quindi il Papa ha voluto essere presente in queste realtà, ha voluto parlare con il cuore in mano, avere rapporti personali molto stretti con piccoli gruppi per solidarizzare con gli indigeni delle varie popolazioni presenti nel Canada. Ed è un viaggio che è stato fatto attraverso anche gesti concreti, perché è soprattutto attraverso le azioni concrete che poi si concretizzano i valori del Vangelo. E la prima tappa che Paolo ha fatto è quella, stata quella, come spesso fa, di baciare il terreno dove è entrato. Si è presentato come pellegrino penitenziale. E l'altro gesto che è stato molto importante a significare rispetto è il tentativo di riconciliazione con queste persone, il fatto che lì ha baciato la mano di un'anziana signora indigena durante l'accoglienza in aeroporto. Ma questi gesti che hanno toccato in particolare il popolo di Iqaluit, con il quale egli ha dialogato con questa popolazione, con questi indigeni, ha voluto chiedere a loro perdono per tutto quello che essi hanno passato e hanno sopportato a causa del maltrattamento da parte di tanti cristiani. E molto importante è stato il Papa che bacia lo striscione rosso con impressi i nomi di bambini morti nelle scuole residenziali, poi quando sta davanti al capo indigeno, Aquila Dorata, che gli pone sulla testa un copricapo segno di rispetto e riconoscimento di autorevolezza. Lascia la sedia a rotelle e si mette in piedi proprio in segno di rispetto per questo capo tribù, diciamo così, di queste popolazioni. Ma accanto a questi messaggi sono tanti altri messaggi che Papa Francesco ha portato avanti in questo suo viaggio in Canada. Ha insistito molto sull'attenzione alle popolazioni indigene, molto ha insistito sul sentirsi parte di questa famiglia, quando ha avuto l'incontro con una delegazione di indigeni a Quebec, e dire che si sente parte di questa famiglia significa dire anche il condividere in pieno tutto ciò che queste persone hanno vissuto nella loro storia passata. E questa presenza di questo Papa sulla sedia a rotella è un segno che va al di là di tutte le parole, di tutti i discorsi. Esprime questa voglia di rendersi accanto a queste popolazioni nonostante le difficoltà fisiche. Significa esprimere con forza la volontà di chiedere perdono a queste popolazioni, di manifestare in questa maniera la presenza della Chiesa Cattolica, la presenza del Papa responsabile della vita della Chiesa Cattolica in mezzo a queste popolazioni. E sono
questi messaggi che poi ha riportato anche dell'incontro con i giovani e gli anziani a Iqaluit, diciamo così la zona più nord che ha visitato, a 300 chilometri dal Polo Nord, forse il viaggio più lontano che il Papa ha dovuto affrontare in queste terre ai margini dell'universo, del mondo intero, e che il Papa ha voluto essere presente. Al di là di tutti i discorsi che ha fatto, eccetera, che sono molto interessanti e che vanno analizzati, studiati, meditati, è che in questo viaggio quello che conta, penso, sia proprio il gesto che il Papa Francesco ha compiuto sulla carrozzella per incontrare questi popoli dell'estremo nord del mondo. Immaginiamo i ghiacciai che pure si stanno sciogliendo, ecco, queste persone che abitano in queste zone, che sono così lontane da noi, che vivono in condizioni dure, difficili, che certamente non sono la vita comoda e tranquilla che noi viviamo. Dunque questo gesto e questo viaggio di Papa Francesco deve farci riflettere per vedere quanto e come noi ci poniamo nei confronti dell'altro, se lo consideriamo persona, se lo consideriamo fratello, amico, o se lo consideriamo una persona da scartare, da escludere dai nostri rapporti, dalle nostre relazioni, e addirittura da mettere sotto i piedi quando arriviamo nei rapporti internazionali, si organizzano le guerre che sono per sfruttare intere popolazioni, intere nazioni. Ecco, credo che il viaggio di Papa Francesco in Canada abbia questa valenza, soprattutto per i gesti che ha compiuto, e ci deve insegnare come noi possiamo porci nei confronti degli altri, avvicinarci agli altri, essere, farci prossimo agli altri, per far avanzare il progetto dell'amore fraterno, della fraternità universale, per far avanzare il regno di Dio.